turista dell'Imprese Valdezza, varie tappe, oggi incontrerà un po' tutto, all'OPG, agli esercenti, insomma una bella carrellata, insomma uno specchio anche di questa zona. Sì, intanto ringrazio per l'invito, ringrazio tutti gli attivisti, tutti i meetup, i nostri candidati Giuseppe Vece e Marcella Mugnaini, la 5 iscrizione Firenze 3 e tutti i consiglieri comunali, qualcuno c'è, qualcuno non è potuto venire per impegni lavorativi. Sì, è un bel tour, ma serve, è fondamentale andare a vedere di persona le varie problematiche. Qua ci sono, è un territorio che ha delle luci e ombre, comunque non fa tutto schifo come da altre parti, insomma, ma ci sono dei problemi dove si può e si deve intervenire per fare in modo che qua ci sia un futuro migliore rispetto all'esistente. E allora siamo venuti di persona perché vogliamo farci portavoce delle istanze di tutti i cittadini, imprese, associazioni, comitati che incontriamo. Qua abbiamo dei problemi. C'è un problema sulla viabilità, abbiamo la nostra Salerno-Reggio Calabria-Toscana e il tratto tra Empoli e Certaldo, che sono tantissimi anni che quest'opera non è ancora stata completata, si continuano a spendere soldi pubblici e i cittadini, ma diciamo tutta la Toscana ha bisogno che quest'opera venga finita. E qualche giorno fa ho visitato il cantiere della TAV di Firenze, dove sono 8 anni che sono lì a lavorare tra inchieste e arresti. Sono riusciti a realizzare solo l'8% dell'opera, noi diciamo per fortuna perché è una grande opera inutile, i costi sono raddoppiati, noi siamo per tante piccole opere utili per il territorio, tipo questo completamento delle impericertate. E tra l'altro per anche, diciamo, scegliamo le opere che con il minimo sforzo danno il massimo risultato, perché la TAV avremmo potuto scegliere la mobilità di superficie, come ci diceva l'Università di Firenze, che costava anche meno, ma forse siamo ancora in tempo per farla. Se vincerà il Movimento 5 Stelle percorremo quella strada, quindi non bucheremo il sottosuolo di Firenze. Invece per la zona di Empoli, quindi diciamo completamento della tratta Empoli-Certaldo al più presto possibile, no al pedaggio della FPD. Quella strada è già stata pagata abbastanza, deve rimanere gratuita. Abbiamo un problema delle scuole, c'è un'emergenza dell'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica è una competenza strettamente regionale, lì possiamo fare tanto. Qua si spendono 800.000 euro all'anno per la manutenzione e gli affitti delle scuole. Le scuole stanno cadendo a pezzi, dobbiamo intervenire facendo in modo di riqualificarle energeticamente e, dove serve, realizzare delle nuove scuole in bioedilizia, possibilmente delle scuole in legno, coibentate, con i pannelli fotovoltaici. I nostri studenti hanno bisogno di vivere e studiare in un luogo degno, quindi noi ci impegneremo anche per quello e ce la possiamo fare perché l'unica alternativa credibile, concreta per la Toscana, per un futuro migliore, è il Movimento 5 Stelle. Forza!